Udite, udite! Cittadini di Arezzo, nella notte dal 17 al 18 del corrente mese di dicembre dell'anno 1870, circa le ore 3 antimeridiane, compivasi un'evasione di 6 detenuti dalle carceri giudiziarie di questa città, per opera di Giusti Pasquale, un guardiano che loro apriva le celle e fuggiva insieme con loro. I detenuti evasi furono il famigerato Bobini Federico, detto Gnicche. È una vera e propria leggenda che recentemente dal nostro Enzo Gradassi è stato ricondotto alla sua vera natura di bandito con un libro molto fortunato. Oggi parliamo del film, perché nel 1981 un regista concittadino, Ivan Angeli, fece un film su Gnicche che è molto bello e che negli ultimi anni non si trovava più, ma io l'ho ritrovato grazie all'aiuto di un amico romano nelle teche della RAI. Domenica 28 alle ore 17:30 nel teatrino del Circolo Artistico verrà proiettato, ed è un omaggio che il Circolo Artistico e la Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti fanno alla cittadinanza. No, Sor Pievano, non ci siamo. Lei, come tutti i suoi compari, predica bene ma razzola male. È troppo attaccato alle cose di qua giù. Ma te che c'è? Chi sei? Come, non lo sa ancora? Io sono Gnicche. È un film molto poetico, perché Ivan Angeli ci ha messo dentro un po' del suo. Ne ha fatto uno Gnicche che... sensibile alla natura, agli alberi, agli animali, alle montagne, alle belle donne naturalmente, alla musica. Il film è pieno di musica popolare, di ballate, di battute. C'è perfino la scena in cui Gnicche si commuove in un salotto bene all'ascoltare una romanza del Trovatore di Verdi. Quindi l'episodio della cattura è reso con molta drammaticità, e sono molto belli gli interventi dell'attore che interpreta Giovanni Fantoni, che recita brani della sua famosa ballata. E l'invito è a partecipare, perché il film è offerto alla cittadinanza, ripeto, domenica alle 17:30 nel teatrino del Circolo.